Nella sala della regina di Palazzo Montecitorio si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 39° congresso della World Federation of Master Tailors, che si svolgerà a Biella dal 31 luglio al 5 agosto. È la più importante associazione mondiale che riunisce le migliori sartorie del globo, dagli Stati Uniti al Giappone. La nostra città è pronta a dare il massimo supporto all'Accademia Nazionale dei Sartori ed accogliere i partecipanti del congresso, ha commentato l'assessore al commercio Barbara Greggio. Biella è stata riconosciuta nel 2019 città creativa UNESCO proprio per l'arte e l'artigianato tessile ed è il distretto tessile che produce 36 milioni di metri di tessuto lanier all'anno, sui 70 milioni di metri prodotti dalle imprese italiane. Potremmo simbolicamente abbracciare tutto il mondo una volta e mezza. Londra, Parigi, Zurigo, Bruxelles, Berlino, Salimburgo sono alcune delle città che hanno ospitato il congresso. In Italia si sono svolti 7 congressi, 5 a Roma, poi a Treviso ed a Verona. Adesso, dopo l'assenza di 2 anni a causa della pandemia, l'edizione 39 del congresso si terrà proprio a Biella e a questo evento prenderanno parte oltre 250 sarti provenienti da 28 paesi. Si stima una partecipazione di oltre 500 persone tra sarti, accompagnatori e addetti ai lavori. Un'occasione unica per l'azienda tessile, vanto distintivo del territorio e per il Made in Italy in generale, noto e apprezzato in tutto il mondo. L'Italia sarà rappresentata dall'Accademia Nazionale dei Sartori, la più antica associazione al mondo del settore, nata nel 1575. E il suo presidente, il maestro Gaetano Aloisio, ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione. A lui si deve infatti la proposta di far svolgere a Biella il 39° congresso per rafforzare l'identità sartoriale italiana, dalla materia prima, il tessile, al prodotto finito, le sartorie.